Imprese, innovazione e valorizzazione dei prodotti di qualità sono i temi analizzati nel corso di un dibattito a più voci ospitato nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza. L'evento ha chiuso la visita in Calabria dell'ambasciatore permanente della Repubblica Popolare Cinese presso la FAO, Wang Defu. Una visita promossa dall'AIC, l'Associazione Italiana Coltivatori, presieduta a livello nazionale dal calabrese Giuseppino Santoianni. L'obiettivo è aprire un canale diretto con il mercato cinese, ma anche e soprattutto riportare l'attenzione alle aree interne, segnate dalla distanza dai servizi essenziali, dai collegamenti spesso complicati, ma abitate da quasi un quarto della popolazione italiana. Da ieri sera, appena sono arrivata su questa terra, già sono innamorata di questa terra. Abbiamo visto dei prodotti di altissima qualità, soprattutto un popolo molto ospitale, molto caloroso, e sicuramente appena io rientro in Cina farò una grande promozione della vostra regione, dei vostri prodotti, e grazie della vostra ospitalità. In Calabria i borghi costituiscono il 78,7% del totale dei comuni presenti sul territorio. Qui vivono e lavorano la gran parte delle aziende agricole, perno della produzione sostenibile e lo stimolo reale per il vero cambiamento. Io vivo direttamente questo territorio perché sono presidente provinciale da poco, tra l'altro, però ci sono cresciuta tra le aziende perché diciamo che questa è stata sempre la nostra attività principale, quella di stare al fianco delle aziende, però oggi con un'innovazione in più. Vediamo molto più lontano rispetto a come era l'Associazione Italiana Coltivatori prima. E quindi abbiamo voluto fortemente questa visita perché vediamo ogni giorno le difficoltà dei nostri produttori che, nonostante facciano e lavorino un prodotto di qualità, davvero di qualità, di nicchia se così possiamo dire, trova difficoltà poi a rapportarsi al mercato sia nazionale che poi internazionale. In Calabria il 78% è fatta di aree interne e noi è proprio da lì che vogliamo partire, perché l'agricoltura, quella vera, si fa proprio in questi territori marginali. Da noi c'è una libertà che sicuramente noi insomma difendiamo e portiamo avanti, però c'è anche modernizzazione, forse questo a loro piace, insomma, l'innovazione tecnologica. Poi è sempre Made in Italy che fa tanto e dice conta tanto ancora oggi, e però insomma sicuramente far conoscere il ruolo dell'impresa in Calabria, anche il ruolo dell'azienda che rappresento come commissario dell'ARSAC, è importante, perché ci proponiamo proprio con la sperimentazione, la programmazione, la divulgazione al fianco del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, portare le nostre eccellenze. L'ambasciatore cinese ha compiuto un breve viaggio tra i produttori virtuosi che fanno della sostenibilità delle produzioni il centro dell'attività sul campo, per poi concludere il tour a Cosenza partecipando ad un confronto con le istituzioni del territorio. Allora, Calabria, come abbiamo detto, è una regione molto bella, di caratteristica geografica bella, perciò è molto simile anche a delle regioni del sud della Cina, come abbiamo detto oggi, con agriturismo, con la sostenibilità, con i vostri prodotti biologici. Io sono sicuro che Calabria avrà uno sviluppo eccezionale e, ripeto, io sicuramente farò una grande promozione della vostra regione in Cina, e spero che tra Calabria e le regioni cinesi possa rafforzare uno scambio culturale, economico e anche soprattutto, visto che stiamo parlando su uno sviluppo, sulla sostenibilità nel campo dell'agricoltura, e sono sicuramente Calabria avrà un futuro migliore.